Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi, siccome è periodo, volevo parlarvi del test d'ingresso al Politecnico, quindi che cos'è, in cosa consiste, tutte le materie, cose da sapere e così via, diciamo, ecco. Allora, innanzitutto il test d'ingresso si svolge in 90 minuti, se non vado errato, almeno l'anno scorso era così, nel 2022, quando l'ho fatto io. E ha quattro sezioni che sono matematica, comprensione del testo, fisica e conoscenze tecniche di base. Innanzitutto, premettiamo subito che bisogna andare con la massima calma, senza perdere tempo, stare tanto a tergiversare, perché molto spesso quando si va a pensarci troppo su una singola domanda, molto spesso si mette la risposta giusta prima ed è sbagliata, e poi si corregge e in realtà si mette quella sbagliata, quindi andare con la massima calma. Soprattutto senza buttare risposte a caso. Perché? Perché ogni domanda è composta da 5 risposte. Noi ovviamente possiamo darne sempre soltanto una, non ci sono due risposte vere. Tenete a mente che se fate la risposta giusta, bene, vi danno punti. Se non la date, non vi danno niente, né vi tolgono niente. Se invece la sparate a caso e la sbagliate, vi tolgono dei punti. Per la precisione 0,2, mi pare di sì. Quindi valutate voi se è meglio rischiarsela e perdere 0,2 ogni domanda che sbagliate, oppure giocarsela tranquilli e non darla senza rischiare, essendo consci di poter perdere un punto, però d'altro canto evitiamo anche di perderli i punti. Quindi ora io direi di andare nel dettaglio delle materie che sono presenti al test d'ingresso senza essere troppo prolisso né troppo sintetico e niente. Per quanto riguarda matematica, le conoscenze richieste sono dettagliate, ma non è nulla di non fatto alle superiori da qualunque istituto veniate, perché alla fine, bene o male, sono cose che si fanno in tutti gli istituti superiori e sono numeri naturali, numeri reali, trigonometria, un po' di monomi, polinomi, calcolo letterale, eccetera. Poi anche equazioni, disequazioni e qualche problemino, ma proprio roba molto semplice. Attenzione che alcune domande richiedono un po' di ragionamento, però nulla di incredibilmente difficile. Le domande sono 16 e bisogna rispondere in 36 minuti, quindi alla fine c'è abbastanza tempo, tutto sommato. La prossima sezione è comprensione del testo e logica, nel quale vi ho fatto leggere un brano e dovete rispondere a delle domande. Tenete a mente che potete tranquillamente andare da una parte all'altra del test senza nessun problema, quindi potete andare avanti e indietro tra le domande, ritornare al test se volete rileggerlo, eccetera, no? Guardate bene che, mia esperienza personale, questa parte l'ho sottovalutata, infatti ho fatto un punteggio terribile. Sono 10 domande e bisogna rispondere ai 20 minuti. Io ho un test sulla fisica quantistica, cosa fuori dal mondo, vabbè. E queste domande sul testo sono 5, le altre 5 sono logica. Per esempio, logica, dice la parola, dovete essenzialmente ragionare, per esempio l'uso di negazioni, quantificatori, quindi se io nego una risposta falsa, cosa succede, queste cose qua. Dovete fare molte deduzioni logiche, non c'è calcolo da fare, essenzialmente è logica. La prossima parte è fisica e anche qui diciamo che è un po' diverso da matematica, perché qui dipende già di più dall'istituto da cui venite, perché se avete per esempio fatto un liceo classico sarà più dura per voi, mentre se venite da un tecnico sarete più agevolati. Questo lo dico perché ci sono argomenti quali vettori, unità di misura, cinematica del punto, sia in una che in due dimensioni non vi chiedono la terza per fortuna. Lavoro, energia e anche termodinamica. A me, ricordo, hanno chiesto tantissimo su vettori, e invece per quanto riguarda argomenti un po' più tecnici e strani, tipo elettrostatica, calorimetria, non mi hanno chiesto un granché. A me hanno chiesto molta termodinamica, poi boh. E anche circuiti elettrici mi hanno chiesto, resistenze, calcolo dei circuiti in serie, circuiti in parallelo, queste cose qua. Quindi per questo vi dico che se venite da un liceo è un po' più complicato, però se vi mettete un po' a studiare sul materiale che trovate online, vi pare che
sulla pagina apply del Politecnico sia anche fornito da loro stessi, quindi usatelo, ce l'avete. Le domande sono 10 da rispondere in 22 minuti, questa forse è la parte un po' più cattiva di tutto il test. Diciamo che è quella a cui di solito le persone vanno peggio, però ripeto, basta studiare con calma e prepararsi mentalmente, va tutto bene. Prossima e ultima sezione sono conoscenze tecniche di base, sono 6 domande in 12 minuti e qui vi chiederanno un po' di informatica, diciamo, lo dice anche il nome conoscenze tecniche, insomma. Dovete sapere cos'è una variabile, quindi magari tutta l'area di programmazione, sapere un pochino i linguaggi, ad esempio se vi chiedono quali di questi linguaggi esistono, non so, dovete rispondere C++, Python, JavaScript, queste robe qui, però non vanno troppo nel dettaglio. Vi chiedono operatori logici tipo if, for, while, else, queste cose qui. Macchine virtuali, a me hanno fatto una domanda sulle macchine virtuali e mi avevano anche fatto una domanda sulle proiezioni ortogonali, se non sbaglio, e mi avevano chiesto, c'era una domanda con un solido e le viste, devo dire quali erano le viste corrette. Dovete anche rispondere a domande del tipo software, computer, no, così, ai sistemi operativi, insomma queste cose qui. Questo era tutto quello che riguardava il test d'ingresso di ingegneria. Naturalmente se andate in design e comunicazione ci sono altre cose, diciamo, un po' più umanistiche. E nulla, l'unico consiglio è appunto andare con calma, che non vi corre dietro nessuno, perché se sbagliate una domanda, due domande in più e perdete anche soltanto un punto, questo poi si rifletterà nella graduatoria. Graduatoria che uscirà il 4, il 5 o il 5 settembre, non mi ricordo, forse il 5, sì. E avete poi diversi scorrimenti, tra cui poi vedrete, ci sono 8 scorrimenti, quindi più la gente rinuncia, più voi scenderete in graduatoria e avrete possibilità di entrare. Perché se fate un punteggio a questo test che è superiore a 60, siete di diritto entrati nel vostro indirizzo di prima scelta che avete messo in fase di immatricolazione. Se invece fate un punteggio tra 20 e 60, dovete aspettare la graduatoria per l'appunto, che uscirà il 5 settembre. E se invece avete fatto meno di 20, non siete ammessi. Qualcuno spesso si fa tanti problemi sul punteggio, se rifarlo, non rifarlo, ok, ci può stare, però tenete conto che se avete fatto 40 al primo tentativo e fate 30 al secondo, vi tenete 30. Quindi valutate voi se ne vale la pena di rischiare. Io personalmente ho fatto un punteggio bassissimo, lo dico senza paura, e sono entrato in ingegneria meccanica perché era il corso con più studenti che avevo scelto, quindi sono entrato lì. Non mi resta che augurarvi buona fortuna e ricordatevi una cosa che mi disse la mia professoressa alle superiori, mi disse che sì, è vero che è difficile entrare al Politecnico, ma rimanere è molto ma molto più difficile, quindi... Nulla, questo è tutto, prossimamente usciranno altri video, quindi iscrivetevi per rimanere aggiornati e attivate la campanella delle notifiche.